l'ultima edizione di Temptation Island, in versione VIP, ha incuriosito un numero rilevante di telespettatori i quali sono pronti a scoprire chi sono le ultime coppie che hanno resistito agli ostacoli e alle tentazioni nel corso della loro esperienza sull'isola. Come ben sappiamo, le coppie rimaste in gioco sono tre e sono composte dai fidanzati Patrick Baldassarri, Andrea Zenga, Sossio Aruta e dalle proprie rispettive compagne Valeria Marini, Alessandra Sgolastra e Ursula Bennardo. Chi tra loro vedremo uscire insieme? Chi, invece, tornerà a casa da single? Ad alimentare i dubbi e ad accrescere la curiosità del pubblico è stato il famoso giornalista della rivista settimanale Chi, Gabriele Parpiglia, il quale ha garantito la presenza di grandi colpi di scena nel corso dell'ultimo appuntamento serale. Ultima puntata di Temptation Island VIP martedì 9 ottobre. L'ultima puntata di Temptation Island VIP, la cui messa in onda è prevista per il giorno martedì 9 ottobre 2018, riserverà molte sorprese e grandi colpi di scena a tutti i suoi telespettatori. Martedì sera la finalissima di Temptation Island VIP. E chi se la perde? Fidatevi, ha dichiarato il giornalista Parpiglia alimentando la curiosità del pubblico del famoso reality show. Secondo le ultime rivelazioni di Gabriele, nel corso del prossimo appuntamento serale del programma condotto da Simona Ventura, a farsi attendere saranno dei falò di confronto particolarmente accesi. Ad annunciare con certezza la coppia che resisterà ai dibattiti è stato proprio il giornalista della rivista diretta da Signorini, il quale ha segnalato un'importante indiscrezione l'ex tronista. Video virgola Andrea Cerioli è tornato a casa da solo punto stando alle indiscrezioni di Parpiglia, quindi, la coppia composta da Alessandra Sgolastra e da Andrea Zenga avrebbe resistito agli screzi e agli ostacoli restando unita. Un tentatore discusso Francesco Chiofalo fidanzato intanto continuano a circolare in rete numerose chiacchiere sui personaggi che abbiamo avuto modo di conoscere sul piccolo schermo. Questa volta le critiche ricadono direttamente sul tentatore Francesco Chiofalo il quale, secondo le rivelazioni della sua ex fidanzata Selvaggia Roma, sarebbe fidanzato. Non capisco cosa sia andato a fare a Temptation se, da quel che so, lui è già fidanzato. Dunque, come per i personaggi di Uomini e Donne, video. Anche nel noto reality di Canale 5 potremmo aver assistito all'ennesimo copione in cui un personaggio decide di approdare in una trasmissione pur violando i requisiti necessari di partecipazione. Adesso, però, non ci resta che attendere l'eventuale conferma o la smentita da parte del diretto interessato.